Allora, una sconfitta. Sì? Ha capito per che motivi? Beh, una sconfitta, sì, ovviamente quando si perde con queste proporzioni non è che possiamo fare i soliti, no, ma noi abbiamo vinto le solite. Noi avevamo un progetto, il progetto era quello di andare al ballottaggio, perché tutti sanno che quando si va al ballottaggio ci sono anche tante possibilità di ribaltare il risultato. Noi in realtà abbiamo raggiunto l'obiettivo, la percentuale che ci eravamo fissati, proprio perché avevamo avuto il coraggio di mettere da parte i partiti e accettare soltanto i partiti che avevano accettato le regole del civismo, perché abbiamo fatto qualcosa di nuovo. E non prevedevamo, noi prevedevamo anzi che i 5 Stelle prendessero dal 15 al 20% e che gli altri candidati a sindaci superassero il 3%. A quel punto sarebbe stato impossibile matematicamente vincere al primo turno. Così è stato, così hanno voluto i cittadini, io rispetto i cittadini, ho fatto i miei auguri personali a Massimo Zedda, sappiamo che la coalizione civica che io rappresento porterà in consiglio 11 persone, 11 persone tra l'altro di grande esperienza. Quindi lei conferma la sua entrata in consiglio? Certamente, io ho sempre detto che per me è un onore rappresentare la città, stamattina qualcuno è rimasto colpito quando ho usato anche il tema, io sono pronto anche a pulire i muri e lavare le scale per la mia città, ma è la verità, io amo troppo la mia gente, la mia città per non mettermi a disposizione, io ho maturato tanta esperienza nella politica grazie alla fiducia che ho ricevuto per tanti anni, è giusto che io vada avanti, che rappresenti, questa me lo chiedono tutti i candidati, ma soprattutto sono anche contento perché gli altri 10 candidati, se voi avete visto i nomi, sono tutte persone di altissimo valore che porteranno grande ricchezza al dibattito politico di Cagliari. Noi sappiamo già di non fare un'opposizione astiosa, preconcetta, noi ascolteremo, noi proporremo i nostri temi e ovviamente ci opporremo con tutte le forze se verranno fatte delle cose che non vanno nel senso dell'aiuto alla città. Sicuramente una battaglia che noi faremo molto pesantemente è quello delle periferie, che tra l'altro è stato molto avvertito dai nostri elettori. Io voglio ricordare che un terzo delle cagliaritane e dei cagliaritani ci hanno dato la fiducia ed è un terzo del 60%, perché tanta gente non è andata a votare, alcuni per scelta, altri anche per protesta. Noi abbiamo solo il dispiacere che non ci sia stata la possibilità di votare anche il lunedì, perché era un atto dovuto, era soprattutto un atto di democrazia. Noi conosciamo tanti nostri sostenitori che lavorano nel turismo ai quali è stato impossibile votare. Quindi l'astensionismo l'ha danneggiato in qualche modo? Sicuramente, noi sappiamo tutti, chiunque segua la politica sa benissimo che la bassa affluenza aiuta sempre gli usciti. Quindi quando noi abbiamo visto il 60% abbiamo avuto subito una sensazione in negativo, però ripeto, siccome ci siamo tutti candidati senza doppi fini, senza alcun interesse, lo viviamo con molta serenità e naturalmente lavoreremo con tutte le forze. Ribadisco, io farò il consigliere comunale e umilmente farò tutto ciò che qualsiasi consigliere comunale debba fare, soprattutto stare tra la gente, dare risposte alle persone senza alcun altro fine. La ringrazio. Arrivederci.